Stefano Santarossa e 2 minuti, componente del Comitato Nazionale dei Radicali. Perché è qui? Perché quest'oggi alle 16:30 è entrato assieme ad altri suoi amici e colleghi all'interno del carcere di Pordenone per la consueta, diciamo, tra virgolette, visita ispezione. Cosa ci puoi dire, Stefano, a tal proposito? Beh, la situazione che noi abbiamo trovato è quella che i telespettatori si immaginano, c'è cioè una struttura assolutamente inadeguata rispetto a una situazione di sovraffollamento perché a fronte, diamo i dati, di una capienza regolamentare di 38 ci sono ben 58 detenuti. Non siamo ai livelli degli 85-90, si ricorda il direttore di qualche anno fa, quando è partita la denuncia dei radicali sul stato di sovraffollamento carcerario. Quando siamo stati bacchettati dall'Unione Europea per evidentemente la situazione del carceraria, e quindi una serie di atti per ridurre il sovraffollamento c'è stato, in particolare mi riferisco alle misure che sono state adottate sulla legge Fini-Giovanardi, che ha di fatto eliminato un po' di reati legati alla tossicodipendenza all'interno delle carceri. Il fatto di possedere, no, la sostanza coincideva con farli entrare nelle carceri. Ma quello che noi diciamo è che si può lavorare ancora per permettere all'interno del carcere una pena decente, ciò significa anche dare la possibilità all'interno di lavorare. Sicuramente certa. Ecco. E soprattutto anche, questa per noi, lo ricordiamo, è solo un aspetto della giustizia, perché l'aspetto su cui stiamo battendoci in queste ore è proprio la denuncia che abbiamo fatto sulle esagerate durate dei processi. In Italia i 3 gradi di giudizio prevederebbero 6 anni ma al massimo, invece ci troviamo con processi Beh, lunghissimi ecco. e anche su questo c'è una procedura in atto di violazione dei principi dei diritti dell'uomo, in quanto la persona non può avere una giustizia certa, e su questo i radicali stanno lavorando con un dossier che stiamo portando a livello dei massimi, delle massime giurisdizioni. Grazie, grazie, grazie ovviamente a Stefano Grazie a voi. Santarossa.